Mettetevi comodi, si inizia. E inizia la gara tra Biancavilla e San Luca. Lo schieramento della San Luca. Intanto ancora Crocitti dal limite con il mancino farò. Guarda scorrere. Molto attivo il numero 8 della San Luca, come detto. Entra in area Levecque. Levecque ancora ha messo giù calcio di rigore. Ingenuo qui Longo. Ottimo l'intervento e il guizzo di Levecque. Calcio di rigore per il San Luca. Parte Carbone, il saltello e spiazza Farò, porta in vantaggio il San Luca quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco. Escono tutti dalla panchina, Biancavilla 0, San Luca 1, Carbone su rigore, porta in vantaggio gli ospiti. Poi Berman riesce a, in qualche modo ad andare via, cade a terra, poi Pugliesi, calcio di rigore per il Biancavilla, calcio di rigore. Qui ingenuità da parte di Berman che ha lanciato corto. E a destra Tassone ha commesso fallo, fischia Negrelli, va Santa Paola che spiazza Scuffia e fa 1-1, Biancavilla 1, San Luca 1, la rete di Santa Paola. Oh, mette fuori Suraci, apertura meravigliosa per Maesano, Maesano linea di fondo, Maesano ancora, Maesano rientra sul mancino, la deviazione da parte di Di Laura. Tre Crocitti mette in mezzo l'intervento di testa di Favasuli. Favasuli porta di nuovo in vantaggio il San Luca quando siamo arrivati alla 39. Si mette in proprio perché non c'è nessuno. Suraci con il destro. Farò in calcio d'angolo, che piede Suraci. Maesano ancora con il mancino per Levecque, visionaria l'apertura, Levecque se ne va, e ancora Levecque dall'altra parte, Crocitti scivola, la palla scorre sul fondo, abbastanza prevedibili queste, lancio lungo, Longo prolunga dalle parti di Crocitti involontariamente, Crocitti Farò si allunga e si rifugia in calcio d'angolo. Bell'intervento da parte del portiere del Biancavilla. Ottima coordinazione da parte del numero 8. Tutto inutile comunque. Crocitti ancora, Crocitti contro Farò. Crocitti! La palla sfila a lato. Che occasione. Mentre Licciardello aggancia la sfera. Scambia con Asero, ancora Licciardello, guadagna il fondo, ancora Licciardello, arretrato per il mancino e poi il destro da parte di Piccione, ancora Asero, era stato Spadoni. La scelta è ricaduta sul difensore centrale, qui la rovesciata da parte di Licciardello che si dispera. Adesso due occasioni in serie. Licciardello, serie di batti e ribatti con Piccione che sbroglia la matassa. Tosolini, il cross in mezzo, il colpo di testa di Licciardello, ma c'è fallo. Secondo il direttore di gara, fallo su Berman, contropiede del San Luca condotto dall'ex Sacragas, ancora Levecque, Levecque ancora, Levecque con il destro, ma che gol ha fatto Levecque, 3-1 del San Luca, l'ha depositata in rete con un destro, meraviglioso, gioia per chi ama il calcio, lancio per... Suraci, Suraci Farò, era in posizione regolare il numero 76 e Negrelli dice che può bastare così. Biancavilla 1, San Luca 3, perde il Biancavilla, vince la formazione di Canonico, terza vittoria nelle ultime 4 gare.